Il mese di gennaio è andato in archivio senza alcuna sconfitta per la Savignanese. L'ennesimo record di una squadra, quella di mister Oscar Farnetti, che ha già fatto vedere di che pasta è fatta in questo suo debutto assoluto nel campionato di Serie D. Gialloblu che tornavano in scena in quella di Martorano per vedersela col San Nicolò Notaresco, altra brillantissima protagonista di questa categoria. Per un match che effettivamente è stato ricco di spunti e di colpi di scena, siamo al terzo minuto di gioco, l'errore che scatena la possibilità per Longobardi, che va sulla destra, mette al centro una pallone e a terra il portiere della San Nicolò, può battere a rete Riccardo Manuzzi, niente da fare per lui, ma Savignanese che subito costruisce presupposti ottimi per il vantaggio con grande aggressività, come in questo caso il recupero sulla sinistra di Peluso, ancora Riccardo Manuzzi che vede la possibilità dello scarico, c'è anche la conclusione di Brighi, out per lui. San Nicolò Notaresco, che però è squadra che sa cogliere l'attimo, buco della difesa della Savignanese. L'assist in area di rigore è di Candellori per Minella e al 22esimo minuto vantaggio ospite in casa della Savignanese a firma del numero 11 del Notaresco. E allora è la Savignanese a doverci provare. C'è la conclusione in area di rigore sugli sviluppi di un corner di Succi, grandissima risposta della portiere Monti, ma continua la spinta della Savignanese. Siamo al 40esimo, ancora azione sulla destra, Peluso che mette questa conclusione e la risposta in corner del San Nicolò, che nel finale del primo tempo può chiudere il match, ma Pazzini è prodigioso e poi c'è il salvataggio sulla riga di porta. Incredibile la possibilità sprecata da Moretti per la grande risposta di Pazzini, autentico miracolo del portiere della Savignanese che tiene a galla i suoi, e sarà una parata che vale come un gol perché nella ripresa si adopera per neutralizzare la punizione di Riccardo Manuzzi. Monti, l'azione che poi sfuma al quinto minuto e poi al decimo, angolo dalla sinistra, c'è la possibilità in area di rigore e la trattenuta vistosa di bontà su Vandi, rigore per la Savignanese, la trasformazione è sicura con la finta per sbilanciare il portiere, quella di Longobardi. 1-1 tra queste due formazioni, Savignanese che dunque riacciuffa il pareggio. Spostiamoci con le immagini, un minuto più tardi in attacco c'è il Notaresco, ci prova con questo destro affilato di Laringe, pallone che viene deviato da Pazzini, ma ancora da il San Nicolò Notaresco con bontà, la palla che resta viva e adesso sono gli ospiti ad avere grande aggressività. Mette al centro un diagonale Candellori, ancora Pazzini, è super per neutralizzare un San Nicolò che ci crede ancora, altro colpo di testa e la deviazione vincente sulla battuta di Salvatori, sempre di Pazzini. Insomma, davvero abbiamo visto una grande partita tra Savignanese e San Nicolò Notaresco, abbiamo visto un match che è terminato col punteggio di 1-1.